prendiamo dall'esempio della Beata Vergine Maria. Pater noster, qui è sinceri, santificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, Spiritui Santo. Adoramus te, Christe, benedictus, Santa Croce tua, benedictus. Frutto del mistero, la carità apostolica, lo zelo per la salvezza delle anime. Contempliamo gli ammoni apostoli eterni nel cielo, Dio vedrà per sempre con te. Ave, ave, ave Maria. Santa Maria, Madre Dei, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Santa Casa, fare le nostre devozioni, chiedere alla Madonna, ma uscire con i buoni propositi e non con il bene, andare lì con una buona volontà di fare il bene, e così che la Madonna ci aiuterà tanto. Thank you.
Vergine Santa, nostro orgoglio. Tu che Signora sei del ben consiglio. Nel terzo mistero glorioso contempliamo le Natività di nostro Signore. Lui, Dio, il Re dei Re, ha deciso di darci l'esempio nascendo in una grotta povero per darci questa lezione della vanità delle cose di questo mondo, affinché anche noi sappiamo dispregiare le cose di qua giù per guardare unicamente, principalmente, quelle di lassù. Chiediamo dunque questa grazia durante questo mistero di saper mettere il vero ordine tra le cose e scegliere sempre di fare tutto per il cielo e per la gloria di Dio, la salvezza della nostra anima e quelle degli altri. Pater noster, qui in celis, sanctifice tu nome tu, adveniat regnum. O regina tu del ciel, stendi il manto tutto santo sul tuo popolo fedel. Che ognun s'azzarda della prece nel fervor, ricorda il suo cuore al nostro regno.